A Gemmanprino le deleghe all'ambiente, alla montagna, all'agricoltura, tutte politiche che negli anni scorsi da parte della provincia sono state pesanti, nel senso di incisive sul territorio. Sì, credo sicuramente che sia un ambito molto importante per la città metropolitana e per il nostro territorio, perché una buona parte del benessere della città metropolitana si lega al benessere della montagna e alle altre voci che sono insomma unite a queste. Quindi per quel che mi riguarda, ovviamente io cercherò con umiltà di raccogliere l'eredità che mi viene data e metterò il massimo dell'impegno perché tutti questi argomenti, questi temi e questi ambiti abbiano la dovuta attenzione da parte del Presidente e del Consiglio. Avere una montagna in buona salute significa avere la città metropolitana in buona salute. Lei pensa di continuare il lavoro di attrazione di risorse comunitarie che sono le uniche in questo momento che consentono di portare avanti dei progetti? Vale per i piccoli comuni e vale a oggi per i grandi enti, è l'unica strada che possiamo percorrere per far sì che ci siano progetti di qualità e anche di ambizione alta a livello di ricaduta sui cittadini, dunque sicuramente è il percorso da seguire questo. L'UNCEM ha un nuovo vertice eletto pochi giorni fa, c'è un consigliere delegato della città metropolitana che si occuperà d'ora in avanti di politiche della montagna, insomma il lavoro riparte. Sì, assolutamente, io direi anche, mi permetto di dire, continua, perché è chiaro che ci sono state difficoltà, ma gli ultimi decenni per gli amministratori, qualunque ente abbiano amministrato, non sono stati periodi facili, però la provincia di Torino, conoscevo anche i precedenti assessori, su questi argomenti, su questi temi si sono spesi molto, quindi continuiamo il lavoro mettendoci il massimo di virtù e sperando che la buona sorte ci accompagni. Negli ultimi anni è stato importante sul fronte della tutela ambientale il ruolo dei volontari, le guardie ecologiche volontarie e altre associazioni, proseguirà anche nei prossimi anni? Sì, ma siccome ho imparato come sindaco, in precedenza anche come consigliere provinciale, che bisogna avere i piedi per terra, conosco l'importanza di questa presenza, ma so anche che la possiamo garantire e qualificare nella misura in cui i bilanci poi ce lo permettono. Quindi su questo, come in altri ambiti, dobbiamo senz'altro fare poi una verifica di disponibilità di bilancio.